Noi abbiamo un patrimonio immenso. Quello in cui siamo stati carenti è l'organizzazione. Punto di forza è la grande condivisione di un percorso che dura da tempo tra il museo, l'istituzione del Ministero dei Beni Culturali e il territorio e soprattutto sia la regione che il comune. L'intervento della regione è stato determinante per consentire i lavori, l'intervento del comune sarà fondamentale per la manutenzione del parco e in tempi di difficoltà per tutti l'unione delle grandi energie e delle piccole disponibilità potrà soltanto dare dei risultati positivi per i musei. I pezzi più pregiati ne sono parecchi perché è una collezione veramente strepitosa che appare soltanto con il Victoria and Albert di Londra. Abbiamo per esempio uno dei 50 oggetti in porcellana fatti nel 500 che è una manifattura che non si ritrova in nessun altro museo perché pochissimi sono gli altri esemplari ed è una brocchetta realizzata nella corte medicea presso i Medici a Firenze nel 500, già di porcellana, mentre invece la porcellana è nata poi in Europa solo nel 1710 con Meissen. Spieghiamo a chi non lo sa che cos'è il Museo delle Ceramiche del Duca di Martina. Il Museo Duca di Martina è un museo realizzato con un lascito che è avvenuto nel 1911 di Placido De Sangro, che è un nobile napoletano che aveva collezionato ben oltre 8.000 oggetti in porcellana e altri materiali e che ha donato alla città di Napoli già nel 1911. Questo è uno dei musei aperti già al pubblico nel 1924, quindi molto prima di tanti altri musei che sono nati poi col dopoguerra. E dal punto di vista artistico qual è il punto di forza di questo museo? Oggi il punto di forza non possiamo dire che altro che è appunto l'atrio, la sala d'ingresso che è stata recuperata, le cui decorazioni di ottocentesche di gusto neoclassico sono state recuperate proprio in questa occasione, per cui l'ingresso al museo ha acquistato un valore eccezionale perché prima era tutto scialbato bianco. Boom di turisti a Napoli, una serie di circostanze favorevoli, come si può sfruttare al meglio? Io penso sempre che i musei devono cominciare a saper parlare ai cittadini affinché parlino bene ai turisti. Parlare ai cittadini significa anche riuscire a coinvolgerli in operazioni, in manifestazioni che stimolino il loro interesse e farli diventare protagonisti del modo di accogliere e presentare il nostro patrimonio artistico al turista. Oggi la riapertura di una parte della Villa Floridiana, cosa viene riaperto? Apriamo tutta una parte di sentieri e stiamo facendo, oltre agli interventi di manutenzione, io ricordo che il sito è del Ministero, però facendo un accordo con il Polo Museale, la dottoressa Utili, il Comune di Napoli presso il mio assessorato, abbiamo fatto un protocollo d'intesa con cui noi garantiremo, grazie ad ASIA, Napoli Servizi, dei lavori di manutenzione del sottobosco e di ripristino di alcuni sentieri. Il bosco è molto antico, ha bisogno di interventi radicali, poco alla volta, in maniera poco impattante, però stiamo cercando di aprire tutta la parte nonostante le difficoltà, però siamo fiduciosi perché già i primi lavori che stiamo facendo per il sottobosco e il recupero di alcune antiche essenze arboree stanno dando dei buoni frutti. È una bellissima realizzazione. Abbiamo investito come Regione Campania 5 milioni di euro in questo recupero, si è concluso questo recupero dei giardini, del tempietto dorico, del Belvedere e questo consentirà di valorizzare il Museo delle Ceramiche Duca di Martina, che è una delle collezioni più ricche di opere di ceramica dal XII secolo al XIX secolo.